Ciao a tutti, sono Manuel Onorati, presidente del CUS Roma Tor Vergata e sono felicissimo di augurare a voi tutti di trascorrere delle serene festività. Ciao a tutti, sono Chiara Tomassacci, consigliere del CUS Roma Tor Vergata. Salve a tutti, io sono Daniele Francardi, vicepresidente del CUS Roma Tor Vergata. Ciao, sono Matteo Valente, consigliere del CUS Roma Tor Vergata e volevo augurare un buon Natale a tutta la nostra comunità. Nel gennaio 2015 ho fondato assieme ad un gruppo di giovanissimi guidati esclusivamente da due elementi, ovvero la trasparenza e la passione, la volontà a costituire il Centro Universitario Sportivo dell'Università di Roma Tor Vergata. 2017 per noi sarà un anno ricco di sfide, ricco di impegni. Sono quasi due anni ormai che è nato il CUS Roma Tor Vergata grazie al desiderio, alla volontà, all'impegno, alla professionalità del nostro presidente Manuel Onorati, che aveva questo sogno, quello di portare lo sport all'interno dell'Ateneo e in particolar modo all'interno quindi dell'Università di Tor Vergata. Attraverso questi due elementi siamo riusciti a trasformarla in una realtà. Nel giugno 2015 siamo arrivati quinti a livello nazionale. Abbiamo partecipato ai campionati nazionali universitari. In questi campionati abbiamo vinto 5 medaglie d'oro, 4 medaglie d'argento e 8 medaglie di bronzo. Inoltre abbiamo vinto 2 medaglie d'oro alle Universiadi. Questo per far capire l'importanza del nostro Ateneo a livello nazionale e non solo. Tutto quello che noi facciamo è finalizzato proprio a far fare sport, ma non solo. Quello, il nostro impegno è anche quello di divulgare la cultura sportiva non solo all'interno dell'Ateneo ma in tutto quello che è il territorio limitrofe. Nel 2016 abbiamo vinto tantissime medaglie, abbiamo partecipato a 5 sport di squadra, calcio a 11, calcio a 5 maschile, volley femminile, volley maschile e pallacanestro. In entrambi i sport, sia nella fase preliminare che finale, abbiamo ottenuto dei risultati importantissimi. Anche in queste competizioni siamo arrivati tra i primi 10 CUS in Italia. E non è ancora finita. Abbiamo costituito il CUS Magazine, abbiamo costituito la CUS TV, abbiamo tantissimi progetti da esporre e da farvi partecipi affinché voi possiate apprezzare lo sport e apprezzare la cultura sportiva. Ho seguito molto da vicino lo sviluppo della rivista il CUS Magazine. Noi siamo stati il primo CUS nazionale a realizzare un magazine tutto nostro, chiaramente dedicato allo sport, un magazine di cui andiamo tutti quanti fieri. Quest'anno, con il nuovo anno, riusciamo a migliorarci noi CUS per portare lo sport a tutto il nostro Ateneo. Voglio che il 2017 sia l'anno dell'internazionalizzazione attraverso lo sport a Tor Vergata. Noi già stiamo lavorando per questo e grazie al supporto dell'Ateneo abbiamo già dato adesione per partecipare a una manifestazione che si terrà a aprile, organizzata da IERUN, il network delle giovani università europee con eccellenze in campo della ricerca. Naturalmente tutto questo è possibile grazie a voi. Grazie a tutti i docenti, grazie a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'università, grazie ai dirigenti e agli allenatori che con passione veramente ci danno modo di sperare in un futuro straordinario per lo sport. E ringraziare ancora una volta il magnifico rettore, il professor Giuseppe Novelli, che con estrema dedizione, con estrema forza ci segue giornalmente. Ci segue affinché possa diventare il CUS una realtà importantissima per il nostro Ateneo. Mi sento di ringraziare gli studenti che sono stati con noi e che hanno, diciamo, fatto questa avventura fin da subito. Vorrei ringraziare tutta la governance dell'Ateneo, il nuovo direttore generale, i dirigenti, il rettore, il prorettore, i colleghi, ma soprattutto gli studenti. Volevo fare a tutti quanti voi i miei più sinceri auguri di un buon Natale. Volevo augurare un buon anno e buon Natale a tutti quanti e a tutta l'università, dal nostro magnifico rettore, ai nostri professori, ai nostri studenti, nonché ai nostri atleti, che ci regalano sempre delle emozioni fantastiche attraverso lo sport, perché sport is life. Ringraziare soprattutto anche lo staff che tutti i giorni si mette a disposizione di tutti i problemi che ci sono, di tutte le manifestazioni che organizziamo.
ringraziare Flavia Gallo, che ha rappresentato una pietra miliare per questo corso. Dalla parte amministrativa, una persona importantissima. Ringraziare Flavio Bruni, che anch'esso, attraverso la sua presenza, attraverso il suo amore per lo sport, voi tutti lo ricorderete per la presenza nei vari campionati universitari. Ringraziare la parte organizzativa con Moira D'Amico, ringraziare la nuova amministrazione con Marco Cruciani. Tutte queste persone fanno sì che la macchina del CUS Roma Tor Vergata possa funzionare e accogliamo qualsiasi critica affinché la stessa possa essere sempre più importante per la nostra università. Grazie a tutti, buon anno.